abbiamo Deborah che parte con i Farci Tra. E poi la bella Monica che parte con i Choco Zalet. Choco Zalet. To, 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 to. Li, ni e to, li, ni e to. Ecco, sta apparendo sul grafico del computer. Allora, tutti coloro i quali hanno un cognome che finisce in to, in li o in ni, da domani, domani sino a venerdì prossimo, possono andare tutti quanti alla UPIM, sconto del 20% su tutti i prodotti, e se hanno lo scontrino della settimana precedente, 50% su un articolo della grande profumeria. Allora siamo arrivati a li, ni e to. Qui in particolare si vede come viene spruzzato proprio in queste immagini un farmaco che è molto interessante, che già è in uso in terapia, si chiama otilonio bromuro, è in uso in terapia per bocca da tanto tempo, ma recentemente si è visto che spruzzandolo direttamente sul colon mentre si fa l'esame determina praticamente una paralisi, una vasodilatazione completa in tutte, vedete, una dilatazione proprio del viscere in tutte quelle forme che sono funzionali. Sì, incredibile, noi eravamo in un colon in questo momento, e di esplorarlo tutto. La mia compagna la corteggio, la mia conquista, se vogliamo così, o la mia cliente, invece non la corteggio, cerco di introdurmi in lei il più rapidamente possibile per scoprire bisogni, necessità, sensazioni. Cioè di offrire un servizio? Di offrire un servizio completo. L'Ascoli era ultimo ieri, oggi non lo è più, il 25 di giugno io sarò perlomeno quint'ultimo e gli manderò una cartolina perché così lei se l'attacca sul letto. La ringrazierò. Bene, perché è troppo spirito. Un altro terribile massacro in diretta in uno stadio. Giovani, vecchi, bambini, calpestati a centinaia. Morti soffocati da una folla che continua a gridare e a cantare sugli spalti. Ma la partita non può continuare. Un poliziotto entra in campo e avverte l'arbitro. Quello che non si vedeva tra la folla compatta adesso emerge con cruda verità. I libri hanno avuto diversi membri della famiglia uccisi, altri sono latitanti. Così si sono costruiti questo fortino nel quartiere Cannavò, un esempio di edilizia libanese che non credo abbia paragoni in Italia. È tutto blindato, dai vetri al tetto al cancello. Telecamera a circuito chiuso, sistema radio ricetrasmittente. Quando viene sera la zona è illuminata a giorno, vigilanza 24 ore su 24. Le strade di accesso sono pattugliate da automobili blindate. È la prima volta che si vedono queste immagini e noi abbiamo girato queste scene con un certo nervosismo. C'era, come dire, una tensione che si poteva tagliare, come ha detto qualcuno, veramente con il coltello. C'era in qualche modo un confronto tra generazioni. C'era un senso, diciamo anche forse, di disagio o di invidia da parte di qualcuno nei suoi... Ho fatto vedere l'inizio di uno dei primissimi blob, anzi del primo blob, ma è rimontato, erano tre giorni montati in occasione di uno degli anniversari. E, si nota moltissimo la differenza di ritmo, la durata media dei pezzi, e posso subito dire che per circa due anni l'evoluzione di Blob è stata semplicemente l'evoluzione nel ritmo, per l'appunto. Più frequenze, più frequenza, più velocità. Più avanti ci fu, in occasione soprattutto della guerra del Golfo, un'ulteriore intensificazione legata a quella della velocità, ma non era più solo questione di velocità, era questione di rompersi dell'immagine, e da allora usammo molto più spesso le scritte in senso antifrastico e anche che l'immagine fu meno rispettata. Agli inizi mi ricordo fu anche una battaglia mia quella di non cambiare un fotogramma, nel senso che se prendevamo due minuti o un minuto o 20 secondi, anche tre secondi, però quelli come tali andavano in onda. Poi cominciando, mi ricordo proprio i giorni in cui cominciammo sulla guerra del Golfo a tirare le immagini, per esempio appiattirle, a deformare i corpi, cioè qualcosa era saltato, perché tra l'altro
in Italia fu evidentissimo, i programmi continuarono e ci furono sempre più frequenti degli insert nei programmi del pomeriggio, dei programmi di prima serata, Rai 1, Toto Cotugno che cantava, che poi si arrestava, faceva ci hanno interrotto un'altra volta, entravano le notizie, la telefonata di Cocciolone che era stato liberato, uno dei due piloti italiani abbattuti eccetera, eccetera in Iraq. Però fummo molto letteralmente contaminati da questa guerra. Dovrebbe sì, vai. A proposito di guerra, prima in testa è andato, come andò realmente in uno dei primi due giorni di Blob, quel film uno dei 10 film più belli mai fatti secondo me, che è King Size Canary di Tex Avery, quello del topolino, del cane, del gatto che si gonfiano a gara l'un l'altro fino a desertificare il mondo, cioè proprio un film di puro assioma ecologico-teologico, il film secondo me irripetibile, anche se poi l'animazione ormai ci può sembrare grossolana, scontata, sapendo la memoria, ma è proprio un film che si avvicina tra l'altro anche alla pura ripetizione che è il cinema, quindi supera i limiti un po' evidenti di tutta l'animazione, non solo di questo. Credo che l'animazione sia un genere freno del cinema, mentre è contemporaneamente un'indicazione di quello che il cinema può essere, ovvero qualcosa di ulteriormente svincolato dalla ripresa. L'animazione diciamo che ci porta già in un dominio digitale rispetto al dominio un po' vegetale dell'immagine ben disegnata, che non può non piacerci, ma ci riporta, ci tiene inchiodati un po' indietro. Sono partito da King Size Canary per questo motivo, perché è un genere che sta prima, nella prima parte dell'incontro, ho volutamente trascurato, anche perché è un, diciamo, più che un genere è una sorta di, diciamo che è un genere non in senso filmico, è un po' come un genere sessuale, come un essere, che so, maschio, femmina o animato. L'animazione sappiamo che è fatta di innumerevoli fotogrammini disegnati quasi sempre a mano fino a un certo periodo, e poi si impose per ovvia, clamorosa economicità la nuova antica animazione giapponese, antica perché si rifaceva spesso alle antiche miniature giapponesi, e con una fortissima dose di staticità e animazioni all'osso, proprio di puro passaggio, con un loro sicuro fascino, ma appunto se consideriamo l'animazione nel suo insieme, l'animazione è davvero un, lo direi quasi razzisticamente, quindi colpevolmente, ma è davvero un genere minore che si fa amare perché ci fa pensare un cinema che non c'è né nel film d'animazione né in quello che l'animazione ci richiama come una sorta di Eden artistico. Che so, Miyazaki, per fare un esempio notissimo, è sicuramente uno dei cineasti con una poetica più straordinaria, un cineasta assoluto, puro, però agisce in base a un sistema di riferimenti pittorico antichissimo, semplicissimo, dove tutte le complicazioni, tutto il di più è dato sempre da riferirsi ad altre vecchiezze, ai codici narrativi eccetera, quindi per il resto è una sorta di, è uno dei casi in cui si può usare il termine documentario. Il documentario riuscito è un film di animazione. Dico documentario riuscito perché il documentario 9.000 volte su 10.000 è servito a mascherare il genere forse più ideologico, più finto che esista. E ora mi sto un po' allargando rispetto a found footage, home movie, cinema da sala, narrativo, eccetera. Però vedremo che non siamo molto, molto lontani. Il documentario, diceva proprio Stanley Kubrick, che era un genere appassionante, ma che
era votato allo scacco e che solo sullo scacco poteva essere serio, intenso e avere realmente una valenza onesta conoscitiva. Era un'affermazione a suo modo ingenua, ma precisissima, perché quello che diceva era praticamente: se io filmo, entro in una sala mensa di una grande fabbrica, faceva due o tre esempi così, e cioè, il film ha un senso, ha una sua verità, se mostra per prima cosa, lui diceva, lo sconcerto delle persone, o comunque se le persone non si rivolgevano con gli occhi almeno un momento verso la telecamera, verso la cinepresa, il film era fallito, era artefatto, era preparato. È ingenuo in quanto troppo ben intenzionata questa osservazione di Lubitsch, ma siamo vicini a Lubitsch con Kubrick. Sembra ben intenzionata, perché la maggior parte dei cosiddetti documentari a tutt'oggi sono basati su questo tipo di menzogna, invece, sulla preparazione del set, sulla preparazione delle luci, sulla preparazione, sulla scelta dei corpi, tanto che credo che una delle vere scansioni e differenze nel campo del cinema, ancora oggi, nel senso che è una cosa lontana, ma secondo me ancora per parecchio tempo, sarà proprio il permesso di accesso a un set. In Italia c'è stato recentissimo il caso Camorra, la serie di Gomorra. La serie di Gomorra è stata inizialmente osteggiata dai cittadini dei quartieri coinvolti, Scampia soprattutto, anche dal sindaco di Napoli, perché avrebbe contribuito a rafforzare un'immagine unica di queste zone, di questi quartieri, come set pericoloso, come set dove i valori sono rovesciati, dove la pistola e la forza, la sopraffazione, sfruttamento di reati, prostituzione, eccetera, avevano droga, avevano una concentrazione massima. Non si sa come è finita, nel senso che non si è più saputo, ma in realtà la serie è stata girata, credo che in questi giorni si girassero le ultime cose. Quella era secondo me un esempio di dove si toccava e si tocca qualcosa di decisivo, perché certo sui restauri, sul pirataggio, in questo momento io sto facendo un micro pirataggio su un film che peraltro collaborerò al DVD, quindi che è un film abbastanza straordinario, anche se il suo lo faccio intravedere, perché è un film che condensa parecchi modi di essere del cinema e di intervenire sul cinema come salvatori, come restauratori, come manipolatori. Kubrick non volle mai, dopo la prima proiezione del film, dopo la prima distribuzione in sala nel 1952, che il film si rivedesse. Comprò tutte le copie, il negativo era sotto controllo e non si vide più in pubblico fino agli anni 80, quando ci fu una proiezione a Torino per un convegno di Cinetecari, non so se qua ci sono della Cineteca di Bologna, poi dopo qualche anno, nel 91 mi pare, o nel 90, lo ottenni io con un lungo carteggio con gli avvocati di Kubrick, che non risposero mai sì. Quando facevo le domande precise dicevano no, però alla fine io ebbi quell'unica copia 16 mm che era tenuta da un collaboratore italiano della George Eastman House, e alla fine riuscì a farlo vedere in 16 mm all'interno del Teatro Greco di Taormina, quindi un'immagine piccolissima in questo teatro, in questo schermo enorme, ma molto appassionante, fu molto bello vederlo. Ma anche in seguito non ci fu nessuna reazione, per 15 giorni attendevamo la letteraccia, la denuncia. Kubrick preferì, che era vivente allora, preferì, non credo, questa è la mia spiegazione, non far ripartire la questione, non amava essere neanche interrogato su questo film, ovviamente, lo riteneva troppo dilettantesco, in certe misure lo è, ma è un film dilettantesco che neanche già, è un film dove c'è la principale antinomia a cui da sempre si è attenuto Kubrick, fin dal titolo,
ha ragione a essere contro questo film, perché Fear and Desire, paura e desiderio, che poi è di derivazione Leonardo Vinciana, è proprio la descrizione in due parole, in una sola antinomia, di tutto il suo cinema. Già. E, ecco, in questo caso si mescola diciamo, l'andare contro il diritto, non d'autore, il diritto dell'autore di non voler far vedere un film perché a lui non piace. È continuato dopo morto. Di questo film si sono viste copie terrificanti, sempre dal solito 16 mm, sempre più slabbrato. Ce n'era una dove si intendeva a malapena la voce e poi c'era tutto un fantasma, proprio Poltiglia. Eppure, parlando con i congiunti di Kubrick, la moglie, il nipote, il cognato, nulla. Perché dice, guardate che il film si sta vedendo in maniera orrenda, si vede lo stesso, solo che si vede una cosa bruttissima che resterà legata al nome di... E credo che quest'anno alla fine si è arrivati, mai come cosa dichiarata, però insomma è entrata alla Library of Congress, alla fine è stata fatta una bellissima copia 35 e questo... DVD, Blu-ray, che poi tra un po' uscirà. Ecco perché ho fatto vedere questo, sono molto pedissequo nel dirlo, però insomma volevo, non è solo un godimento per me far vedere i film di Kubrick, è così, perché è perfino legato a quello che si dice. Oddio, quello che si dice riguardo al cinema è sempre... è più facile slegarlo che legarlo, perché tutto si tiene subito. Se uno riesce a mettere una cosa nella stessa immagine, nella stessa scena, lì resta col cinema, sono legati quei due momenti per sempre. Poi tu sarai in ritardo con tutte le tue lucubrazioni per dire perché, anche nei casi più semplici, ripeto, Ford o Laurel e Hardy, questa perfetta antinomia di grosso e piccolo, geniale. Ecco, credo che in questa seconda parte dell'incontro ho iniziato con alcuni proto-blob, perché per provare a istituire una differenza. Devo dire che sarà l'abitudine, sono 25 anni l'anno prossimo, il programma era nato come prova pre-estiva, con 3 mesi di contratti alle persone che collaborarono con me, e funzionò benissimo fin dalla prima puntata, molti interventi anche scritti, di critica, di scrittori, di filosofi, anche perché è una cosa talmente ovvia e così facilmente intelligente, per la quale non abbiamo praticamente nessun merito nello specifico. Credo che, lo dicevo già allora, ma credo che il merito di Blob sia stato e sia di aver persistito nelle sue iniziali cattive o buone abitudini, di avere rese una sorta di maniera, corazza, abito, un'abitudine, una resistenza in un atteggiamento il cui unico pregio era proprio questa forma, la forma testarda della resistenza in un'autonomia che mi compiaccio di poter definire eccessiva. Cioè, tutta l'autonomia di quella terza rete, che lo ricordo doverosamente, è la terza rete di Angelo Guglielmi e di un gruppo molto ridotto di persone, orgogliosamente, snobisticamente, odiosamente ridotto e orgoglioso, eccetera, eccetera, e ambizioso, che però non è mai venuto meno, e in questo senso attualmente Blob e lo stesso Fuori Orario sono invece, non dirò magnifica ossessione o discreta, sono un puro resistere di un ritmo ossessivo, di un'idea ossessiva e autonoma di televisione che non ha mai discusso, barattato, accettato di venir meno su quel piano. Non faccio gli inutili nomi, poi in parte si sa. Insomma, quasi tutti i direttori succedutesi dopo Guglielmi hanno avuto come prima preoccupazione, spesso dicendolo un po' da impuniti, che avrebbero cercato di spegnere Blob perché ormai era vecchio, faceva
c'era sempre la stessa cosa, bisognava inventare linguaggi nuovi, che linguaggi nuovi riferito al cinema, alla televisione, alle immagini, è una delle bugie, una delle ideologie più diffuse e più odiose, come se il linguaggio avesse qualcosa a che vedere con il cinema e con la televisione. Certo, ha a che vedere, nel senso che dentro la televisione c'è molta gente che parla, molti sono i linguaggi che entrano nel cinema, la famosa Gesamtkunstwerk wagneriana trova un'ombra di pallida applicazione nel cinema. Tutte le arti sembrano cooperare, naturalmente dico sembrano perché non c'è una lingua che li accolga tutte e li unifichi. Nel cinema c'è un quadro che, attraverso il quale passa tutto. Nella televisione, il maggior pregio della televisione è quello di dire una sorta di verità vuota del cinema, è un frame, una cornice, questa è la televisione. Questa è la cosa più persistente, più forte, più intensa, più intelligente, più rivoluzionaria della televisione, che non è un letto eroso di ex immagini dove è passata dell'acqua, ci passa costantemente ogni momento e noi siamo, la vediamo e facciamo parte di quello che vi passa. C'è una situazione, poche cose come la televisione riillustrano la situazione scissa del naufrago, del potenziale naufrago che vede i naufraghi dall'alto in posizione confortevole, si sente fuori dal naufragio, ma sa benissimo, gode di essere fuori, ma che potrebbe esserli lui. È la situazione raccontata da Lucrezio in un bellissimo passo dell'Erum Natura. Ecco, per me questo è quello che rende un po', non ridicolo, ma un po' obsoleto, e spesso non è ridicolo, è utile proprio in quanto donchisciottesco, il cercare differenze ulteriori tra un cinema e l'altro, tra un genere e l'altro, tra un modo di servirsi del cinema e l'altro. Credo che il cinema ci ponga di fronte a una situazione così empiricamente pregnante da azzerare facilmente le altre questioni. Quello di cui abbiamo parlato prima, il found footage, è evidente che se uno pensa alla sua storia di spettatore, si è trovato, dicevo, ogni bambino, ma ognuno di noi si è trovato di fronte addirittura al mondo. Il mondo cos'è se non un found footage? Dovendo definire dal punto di vista di uno che ha l'illusione o la sicurezza, a seconda di quando comincia a pensarla, a ripensarla, il suo voler arrivare, il suo poter arrivare, il suo essere arrivato sulla scena, senza che ne avesse alcuna idea, trova, no? Trova e si trova subito osservato a sua volta. C'è un passo stupendo, mi sembra, di Democrito, che è quello che dice: la vita è una scena, tu entri, guardi, cioè tu che sei sulla scena guardi evidentemente il pubblico, guardi chi ti guarda e esci. Rispetto a questo, non è che abbia citato una cosa particolarmente altisonante, anzi una cosa minima, quasi micrologica. Rispetto a questo, credo che il punto su cui ci stiamo arrabattando, almeno io personalmente mi sto arrabattando oggi, sia facilmente illusorio da una parte, ideologico dall'altra. Può essere ideologico in modo teneramente appassionato, appassionante, nel senso che per l'appunto è vero che evocare l'idea del found footage ci porta vicino a tutto quello che si può dire del cinema, perché di fatto è anche i film più rari, anche i film più inventati, anche i film più, diciamo, meno visti prima, che so, ecco, una cosa fortissima degli ultimi anni, pochi se ne sono resi conto, è che piaccia o non piaccia, un film come The Tree of Life di Terry Malick è un film che è rientrato nel cinema portandosi dietro il lavoro mentale di un regista per 20 anni, anche se poi dopo 20 anni ha fatto un altro paio di film e poi ha fatto questo,
per 20 anni, uno ruminio, una lotta col cinema stesso. Lui aveva già avuto un Oscar per Days of Heaven, e dopo quel film, dopo l'Oscar per la fotografia, dopo il sospetto di essere arrivato a un punto da star, diciamo, di riconoscimento, ma sul piano più superficiale, più fintamente filmico, cioè la bellezza delle immagini, peraltro appassionante, è una cosa importante e nel film era straordinaria, e lui riparte di lì sabotando tutto quello che si può dire sulla visualità, usando immagini straordinarie, immagini quasi trash, da non tanto da Discovery Channel, ma da documentari Disney, perché alla fine la bellezza converge sul massimo dell'ambiguità della bellezza. Anche Godard, per prendere uno che sembra molto più critico di Malick, ma anche Godard si avvicina a Disney, che so, in Numéro 2, mi sembra che fosse, e Nouvelle Vague. Nouvelle Vague era un inno alla natura, già in Passione un po', ma molto non estetizzante, molto abbandonato a una sorta di bellezza primaria, insieme, come dire, griffitiano disneyana. Questo lo fa ogni minuto, ogni istante. Malick rovescia un cinema diverso, butta in scena soggettive che non c'entrano, soprattutto questo. La grandezza del ritorno di Malick è che da allora non ha fatto nessun film, compreso l'ultimo bellissimo, che è una costola di Tree of Life, To the Wonder, che, dove tutti i linguaggi, per l'appunto i linguaggi filmici, sono riconvocati, giocati, anche in qualche modo autoirrisi, le riprese da dietro, la macchina che un po' si muove, l'incertezza trovata naturalmente col più bravo degli operatori di Steadicam che c'è oggi al mondo, una sorta di regia in diretta quando ci sono queste pure riprese dal nulla, riprendi un quasi nulla, delle persone che camminano, non dicono nulla, non c'è nessuna bellezza panica della natura come in altri film, no, e però poi nella ripresa si organizza misteriosamente una sorta di regia, un automatismo di regia da parte di qualcuno che è coinvolto in questo. Ecco, il film di Malick è virtualmente un film non conservabile, ma vorrei sapere se c'è Andrea Meneghel. No, perché senza di lui mi sento a disagio, ma perché non è un'accusa. Si ricorderà qualcuno di voi che un paio d'anni fa, quando uscì il film, una delle città capozona, Bologna, vide il film proiettato anche alla Cineteca. E alla Cineteca il film andò in onda credo per 5-6 giorni, e in una versione dove il primo e il secondo rullo, molto lunghi peraltro, erano stati invertiti. E la cosa fu notata da uno che aveva sentito, un ragazzo, da un suo amico che l'aveva vista a Cannes, e poi da uno che l'aveva vista a Cannes, che si era palesato a sua volta dopo, però, dopo un po' di dubbi, eccetera. C'era le indicazioni sulle bobine, non era colpa del proiezionista, erano abbastanza ambigue in quel caso, le prime due, quindi era colpa nel caso di qualcuno che sovrintendeva, ma ci fu una auto alzata di scudi, un'autodifesa tale all'interno della Cineteca da risultare per me francamente comica. Lo disse allora a Giovanni Bertolucci, a Giuseppe Bertolucci, a tutti i responsabili della Cineteca. Dico, ma questa è un'occasione da usare in senso positivo, cioè, beh, è una sorta di autoriduzione ironica, però per una volta si può parlare di quello che è conservare, ecco, la Cineteca che diventava più realista del re nel cercare di aderire a un film che in realtà, in modo larvatamente poco amato tra l'altro, arrivava come il carico maggiore che aveva era questa libertà. Il film era davvero, se tu lo rovesciavi in quel punto lì, è vero che stava lo stesso in piedi, ma perché non stava in piedi in nessun momento, perché danzava di continuo, era sempre a mezz'aria, non era mai di un solo linguaggio, di una sola idea autoriale, ossessiva, banale. Diciamo, per dire qualcuno che è molto amato e che è meglio forse di Greenaway, però più dangerous, un po' più evidentemente nazista, parlo di Haneke, e, vabbè. Ecco, in Haneke c'è un linguaggio all'opera. Vabbè, può
può essere interessante. Io preferisco Una notte all'opera con i fratelli Marx, ovviamente, però ecco, una cosa abbiamo parlato, e le domande quando le facciamo? No, perché a me sembra, siccome da adesso si riapre un vuoto, io riparto dall'inizio, no, non dall'inizio, che ho già iniziato, da un altro inizio, però prima di farlo, se ci sono delle se non diventa troppo avanti e indietro, se ci sono delle domande, io poi intanto non rispondo, ma me ne servo per andare avanti. Ma se subito ci sono, non è che non è una cosa obbligatoria, né, non lo so. Cioè, ora l'ho detto, poi se si vuole si può. Allora, sì? Ah. No, potete proprio interrompermi anche mentre parlo, ecco, questo voglio dire, non è necessario che arrivi subito una domanda, io vado avanti. Vado avanti cercandomi di porre in relazione con quello che poi mi è stato effettivamente chiesto, il motivo per cui sono qua, che non mi è chiarissimo se non per il fatto che in effetti mi occupo di due programmi che sembrano uno l'inverso dell'altro, che in parte sono volutamente uno l'inverso dell'altro, ma che essendo due mosse diverse in uno stesso gioco credo che ribadiscano il gioco. Ora ho un po' di difficoltà a dirlo perché ho appena parlato con due di voi in una conversazione registrata e mi fa orrore, sono passati mezz'ora, dovrei cercare di non passare vicino a nessuna delle parole che ho detto, ma è difficilissimo non ridirsi, quindi ora riparto. Anche se è un po' ripugnante. Dicevo, blob e fuori orario, in che senso sono legati alla questione posta da questo incontro? Sono legati non tanto dall'idea tecnica di found footage, forse dall'idea, diciamo così, immaginata di found footage, che è quella che vi dicevo poco fa, cioè il found footage a sua volta trovato, un momento trovato che è capace di vedere tutto come trovato per la prima volta. È importante dire per la prima volta, per quello che riguarda me e il programma nostro, c'è una piccolissima particolarità nel titolo, che è fuori orario, cose, mai tra parentesi, viste. Il mai tra parentesi è ovviamente il figurarsi tutto come found footage, come cosa vista per la prima volta. Non è una proiezione ideologica, è neanche una quieta speranza patetica. È quasi obbligatorio, cioè non c'è film bello o brutto che visto, rivisto, intanto non c'è film che visto a una certa età, cioè quando comincia ad aver accumulato, non ti sembri per un momento, per lungo tempo, specie se non è segnato dalla data, se non l'hai visto per la prima volta in un film festival, sai che è la prima, eccetera, eccetera, ma nella gran quantità di film, in questo la televisione è maestra, è il luogo ideale, per la confusione dei dati. Tu riconosci un attore o due, ma non ce n'era un terzo, no, ma allora non è quello, forse non è quel film. E poi invece era lo stesso, perché il terzo c'erano insieme, ma in un altro film. Adesso è facilissimo questo tipo di fraintendimento, anche tra i massimi specialisti. Io confesso allegramente, c'era all'origine una possibilità tecnica, è un'usanza, che è quella, ora arrivo al punto, che è quella delle copie 16 mm che tra Genova e Napoli abbondavano sulle navi, che prendevano su queste navi, i film venivano tenuti tantissimo a bordo delle navi, a volte si danneggiavano, c'erano chiazze d'acqua, da alluvione in alcune pellicole, però le pellicole erano spesso molto integre, perché in realtà non le vedevano continuamente, partivano per un viaggio di 6 mesi che sono su una petroliera e poi tornavano, a volte alcuni film non piacevano, non erano stati visti, eccetera. E in quel caso venivano stampate delle copie, non solo in quel caso, per i circuiti diciamo minori, per le cose un po' parrocchiali, associazioni, delle copie basso costo 16 mm bianco-nero, anche di classici film a colori, per cui per anni alcuni di noi, che magari nel frattempo erano ritenuti massimi esperti di fantascienza,
Sì, c'era anche l'amico Teo Mora che stava scrivendo la storia del cinema dell'orrore, insomma ci piccavamo di essere, anche se i film poi ne avevamo visti pochissimi rispetto ai titoli citati e spesso criticati, in questo Teo era un grande falsario, ecco, scoprivamo che erano a colori e li avevamo sempre visti in bianco e nero e per noi erano bianco e nero. Naturalmente questo in seguito ha portato al riconoscere in se stessi un grado di incertezza nel dire no, ma questo era colori, questo era bianco e nero. Anche adesso mi capita di vedere un film che sono sicuro che è bianco e nero, che è bianco e nero, però mentre vado a verificare su una guida se BN o colori, ho quasi un desiderio che possa essermi sbagliato per tutta la vita. Ecco, questo è uno dei casi più tipici di per la prima volta, del come per la prima volta. Però il come per la prima volta non è dettato in genere dalla tua esperienza, è la tua esperienza immediatamente, cioè se tu vedi un film per vederlo, cioè non perché stai cercando qualcuno in sala e quindi guardi le file, alla fine trovi quello che c'è, quella che c'è o che non c'è, e poi questa è più una sezione, diciamo una deriva di tipo Lubicciano, to be or not to be, per l'appunto, che è geniale come ulteriore investimento del rapporto cinema tra spettatori e teatro, ma è un rapporto di questo tipo più vivo col cinema che col teatro, perché è più ambiguo, meno definibile, meno sicuro come situazione. E ecco, queste situazioni insicure nell'identificazione non del titolo di un film, questo era un esempio molto semplice, titolo, colore, queste cose qua, attore principale, ricordo di una scena esattamente, ma il problema era che quando tu ricordavi, parlavi con un grande conoscitore di Hitchcock, e quello ti raccontava tutto, magari sapeva a memoria i dialoghi non sublimi di un film peraltro geniale perché è come un'invenzione della televisione, Caso Paraden appunto, con Gregory Peck e Lida Valli, e la discutevi, poi parlavi con questo che era il re del Caso Paraden e ti diceva, e poi la scena quando il cappello di paglia rotola via sotto la pioggia. Non c'è il cappello di paglia che rotola via sotto la pioggia, c'è la pioggia, c'è un cappello che peraltro non rotola, casca, e la scena era totalmente ripensata da uno che lo sapeva a memoria quel film. Questo lo dico per dire quanto resta da restaurarsi in qualunque film, anche in quello che più crediamo di aver restaurato in noi stessi come tabernacolo del sapere di qualcosa, no? Quel momento cult che prende quasi tutti i grandi visionari, visionatori, quelli che più vogliono entrare e essere il film e che poi magari resisteranno pensando che sia dovuto al puro rincoglionimento, al passare del tempo, alla minor ricettività e che invece è una dissolvenza incrociata tra la tua non memoria e la memoria, ma bisogna avere il coraggio di dire anche la non memoria, le falle di registrazione che sono nei film stessi, perché anche i film mutano e non mutano solo quei poveretti o fortunati che riescono a sfuggire alle varie ondate di restaurazione. Quando dico restaurazione intendo anche cose molto, molto negative. Io le trovo sempre più interessanti, quelle più ampie, più democratiche, più capitalistiche, più spregevoli. Per esempio, un grandissimo momento è stato quando è arrivato il gioco della colorizzazione, che non era affatto un gioco. Era semplicemente un modo inventato praticamente da Ted Turner quando acquisì il catalogo Sony, che voleva dire la Warner Bros., insomma, moltissimi, e un po' di Metro Goldwyn, e cominciò a far colorizzare i film, diciamo, più di serie piccoli, non i grandi classici. Poi provò con alcuni grandi classici polizieschi e diventò una pratica comune, praticamente tutto il catalogo di exploitation di 2 o 3 case, in particolare quelle che dicevo, Warner e MGM, passò in colorizzazione, con momenti offensivi, proprio osceni, il Mistero del Falco, ricordo, ridotto una specie di mascherone da film post-Fassbinderiano, cioè, anche interessante, ma veramente orrendo. Ecco, però, dopo poco tempo, migliorando la qualità, quindi migliorando l'ambiguità e la pericolosità, se vogliamo, la disonestà del trucco, mi sono reso conto che però, come in tutte le perdite di qualità, diciamo, democratico-televisive, acquistavi qualcosa, cioè ti portava più vicino ai punti di demarcazione, a una linea
difficile da identificare, ma che lei ti identificava perfettamente, aggiungeva al film un di più di definizione interna. Mi è capitato con un film che conosco a memoria, che trovo sia il più bello di John Ford, They Were Expendable, I Disperati di Bataan, I Sacrificati di Bataan, o I Sacrificati solo anche. E con John Wayne praticamente possiamo dire capitano del settimo cavalleggeri, prestato a un gruppo di motovedette che devono sacrificarsi a Bataan per coprire la flotta maggiore che si allontana, mentre i giapponesi cattivissimi, eccetera eccetera. Ecco, è un bianco nero, sapevo che era bianco nero, non era un film di dubbio per quanto mi riguarda. Lo vidi una domenica pomeriggio e rimasi a bocca aperta, perché alla fine ero quasi riuscito a convincermi che forse era stato girato a colori, avevo trovato il negativo, non so, perché era bellissimo a colori, lievissimo, e semplicemente ci sarà stato quella volta un tecnico geniale che, usando di una palette più, di una gamma di colori un po' più raffinata, un pochino più multipla rispetto alle brutalità degli inizi, aveva perso del tempo, probabilmente era questo, un singolo che aveva perso del tempo con questa macchina, ottenendo, magari odiando il lavoro che faceva, perché si capiva che amava il film. Ora sto dicendo come se esistesse davvero un soggetto, ma c'era un soggetto, perché le macchine da sole non lo fanno, non lo facevano una cosa del genere. E quel film era bello come, e in più si faceva capire come, diciamo, era più western, era più altri generi, cosa che potevamo esserci arrivati in diversi, e ci siamo arrivati magari forse con maggior godimento, ma comunque non è vero. Trovarlo fatto da una macchina grazie a un intervento era doppiamente tenero e doppiamente anche crudele. Tra l'altro le motovedette, cioè era continuamente col binocolo John Wayne, chissà se si era accorto in un lontanissimo specchio di essere filmato a colori o di essere passato al colore. E questo è un esempio, e in generale poi questo lo verifico adesso col 3D, 2D. Il 3D spero che prometta, che realizzi quella che era stata la promessa più becera e l'intento più becero dei produttori hollywoodiani. Il 3D inizialmente, quando applicato a un film, come accade con i piccoli film bianco e nero, quando era un film non previsto in 3D, però con un po' di qualità di movimento, ma non eccessivo, se no diventa difficile ricentrare un vecchio film, eccetera, portato a un 3D che non era mai stato il suo, gli donava qualcosa di curioso, ma solo in questo caso solo se erano piccoli film davvero, perché i film venivano assorbiti in una sorta di idea teatrale dove tu avevi l'illusione non di entrare, ma che comunque ti dispiegasse maggiormente lo spazio di cui era fatta, in cui era scritta, e questo era molto, come dire, ti portava fuori dalla prima banalità del racconto della storia. Il cinema diventava il racconto spaziale che è sempre, che però lo salti, perché la storia per prima cosa va contro la situazione spaziale. Te al cinema che vedi il film, questo solo alcuni film, peraltro quasi sempre modesti, fino a Rosa Purpura del Cairo, l'ultimo esempio noto, ma c'era stato già un esempio, un bellissimo film con un frammento è rimasto di Majakovsky, avvinta al film, di, diciamo, figure che escono, desiderate che escono dal cinema oppure che si riescono a raggiungere nello schermo, oltre lo schermo. Poi che sia un abbraccio, appunto, questo è abbastanza interessante. Ecco, questo non è avvenuto però, perché i film in 3D nuovi hanno cominciato a frenare un po' la corsa. I costi, riguardando un numero minore di film, non sono più stati, come dire, sostenibili su larghissima scala, non è stata fatta la scommessa fino in fondo, e quindi questa cosa, che a me, confesso, interessava moltissimo, non è andata avanti, ma era veramente appassionante vedere un piccolo western improvvisamente come entrare dentro una macchinetta a 3D del View, come si chiamava? View? Boh, quella che c'era quando eravamo piccoli. Viewmaster, proprio con le due diapositive affiancate che ti davano questa idea di ovviamente di 3D.
E quindi riproporre sul piano della restaurazione, del restauro, la situazione di un film 3D, che ancora oggi i grandi film 3D ti fanno vedere comunque un'immagine più scura, tutti i bambini lo sanno. Il funzionamento è molto semplice, come se da una parte ci fosse più spessore e vedi, è più lontana la luce, è più slontanata in un nero, in un'oscurità. Infatti sta bene nei film anche abbastanza dark il 3D, cioè quelli che non sembrerebbero magnificare il 3D. Poi il 3D, avrebbe voglia di dire quando il 3D tradì, perché c'è un punto in cui il 3D tradisce la sua stessa scommessa, che è quando diventa fondale, quando diventa quinta, cioè tutto il film, ci sono anche procedimenti che sono più così rispetto ad altri, l'ultimo Dario Argento, Dracula, ma ancora più il celebratissimo dal punto di vista del 3D, Ugo Cabret di Scorsese, dove è proprio un continuo aprirsi in quinta, cioè molto, veramente molto teatrale, molto, molto vicino a una lettura retro d'epoca di quello che non era ancora il 3D, ma di quella che era la situazione 3D, si pensa, di chi viveva allora. Il 3D è interessante come mancanza. Allora, se del 3D non si occupa chi lo fa, chi potrebbe farlo, l'industria, diciamo, un po' più pesante, se ne dovrà incaricare di questa sorta di falsificazione che io proporrei, generalizzata anche a basso costo, che servirebbe a ripassare e a rileggere tutta una storia del cinema in modo più preciso, forse, anche se sicuramente schematico. È un esempio paradossale, nel senso che sembra anche cinico rispetto al fatto che restano da salvare film imperdibili della storia del cinema, che da conservare, da tenere in un livello minimo di conservazione. Peraltro, quando si tratta di costi, c'è da ricordare che un modo ci sarebbe addirittura per legge, e non so se fu proposto solo da alcuni cinefili americani, per esempio quello di costringere con mezzi, diciamo, legali e con campagne di stampa, eccetera, ogni produttore che colorizzasse un film antico, un film bianco e nero, doveva poi depositare tipo 5 copie e un internegativo del film in bianco e nero, quindi favorendo in qualche modo anche la conservazione dell'originale, diciamo del supposto originale, comunque di quello che più si avvicinava a una tradizione dell'originale. Oltre a questo devo dire che un po', perché lentamente nel passare dei film, nel ripetersi di alcune scelte, lentamente mi sono accorto che alcuni film li abbiamo trasmessi 15 volte in 20 anni, è tanto anche in 20 anni, anche se poi magari parliamo tra noi e dico no, ma dai, l'abbiamo dato un sacco di volte. Sì, Enrico, renditi conto che l'ultima volta l'hai mandato te nel 94, quindi in realtà sono passati un po' di anni, però mi sembra troppo vicino, so come dire, è difficile, perché più stai a contatto dello svolgersi dei film e sulle lunghe durate ancora di più, con questa idea del rush, del found footage, è facile perdere la proporzione, le durate. È anche bello, secondo me, fa parte del gioco, ma ogni tanto un dato che ti ridimensiona il volo è abbastanza utile. E dicevo che quello che noi abbiamo fatto a fuori orario, o a blob per ogni tipo di immagine, a fuori orario in un range apparentemente ridotto, è letteralmente un far passare tutto il cinema che si può attraverso una sorta di filtro, che è in sé una violenza. Non le mie presentazioni, che sono violentemente pesanti, noiose, e come tali erano una risposta un po' da braccio di ferro all'inizio al fatto che lentamente il programma veniva sempre più slontanato nella notte, e quindi vabbè, insomma, cercare addirittura, far finta di cercare la comunicazione alle 3 di notte perché siamo bravi ragazzi era troppo, come cinismo di chi ci attorniava, diciamo. E poi niente, era anche per non acquisire elementi di favore da persone dei quali non volevamo favori, eccetera, eccetera. Ma diciamo, la storia dell'autonomia non entra
con quello di cui stiamo parlando adesso. Ce la faccio entrare io per uno sguincio, per un capello, per un angolo, appunto ammettendo che è evidente che c'è una forzatura, una lettura forzata, per quanto amorosissima da parte nostra, del film. Cioè, abbiamo goduto a mettere del cinema in un letto di Procuste, a stirarlo in tutte le possibili direzioni, anche se poi siamo stati in un certo senso anche pionieri del restauro, non direi intelligente, del restauro estremistico. Le operazioni di Ciro Giorgini su Orson Welles, da una parte il Don Chisciotte, che prima o poi editeremo, anche c'era anche la nostra edizione, anche perché siamo gli unici a detenere col giovanissimo all'epoca montatore dell'Orson Welles, regista itinerante appunto di Don Chisciotte, ecco, siamo noi e lui ce l'ha affidata, la scena come tale è praticamente corpo di reato in un processo ormai aperto da decenni tra i procuratori della moglie di Aveja Khodar, che conosciamo, con la quale siamo d'accordo per cercare di farlo comunque uscire il film come deve. È stata fatta un'edizione spagnola risibile, firmata da Jess Franco, che era stato il montatore di un altro film spagnolo del Falstaff di Wells, questo era l'unico collegamento, ma mancava appunto soprattutto la scena di cui parlo, questa lotta contro le immagini, questo schermo déchiré, annullato alla fine, no? Dietro non c'è nulla, sono delle casse, c'è niente. E poi l'altro film su cui invece abbiamo lavorato è stato Arkadin, che abbiamo messo affiancate, dividendo lo schermo in due, le due versioni di parecchi momenti del film, soprattutto quelli dove poi ci sono gli attori locali, cioè ci sono scene che sono con attori italiani in Italia, con attori spagnoli in Spagna, con attori francesi in Francia. Pratica di doppiaggio dei corpi che era straordinaria, a proposito di purismo del doppiaggio, un'altra cosa di cui oggi si è un po' parlato, non qua, di là, ma insomma qua in questa casa, diciamo, in questi muri. E, ecco, il doppio binario mi sembra quello che più chiarisce il tipo di atteggiamento, cioè noi stessi distruggere quello che costruivamo, oppure noi stessi acquisire, in senso inverso a quello che dicevo, una sorta di bonus che ci attribuivamo da soli nell'intervenire sui film, nel montarli in modo aspro, nel farli. Abbiamo mandato in sovrimpressione 2 ore dei Lumière con le riprese dell'Etna, del nostro operatore amico e di fiducia, che poi è l'operatore mondiale delle immagini dell'Etna, il 98% viene da lui, e era bellissimo. Oppure abbiamo sovrimpresso L'Atalante, film mitico ovviamente per fuori orario, con lo sperone nudo di Anthony Mann, una delle esperienze più lisergiche che abbia provato nel vederlo. E, ecco, queste cose un po' che facevano un po' inorridire critici o qualche amico, che sono cose desacralizzate, che poi sono gli stessi che si estasiano oggi nel vedere un film di Steve McQueen il regista, o di Douglas Gordon il regista. Non so, purtroppo sono nomi di grandi registi hollywoodiani, che invece fanno questo cinema fasullo fin dall'inizio, cioè cinema che digitalmente riproduce una sorta di sapere classico dell'immagine che non è di oggi e che è il massimo del retro, dell'archiviazione e restaurazione di un gusto al quale ci si aggrappa, diciamo quel cinema che ti può anche piacerti, ma che, un esempio più ambiguo è Sofì Coppola, che in sé sono film archivio, si capisce benissimo che Sofì Coppola fa dei film, quale che sia il soggetto, dove mette in campo la sua collezione di libri e di mostre di grande fotografia dall'Ottocento a oggi, cioè, e anche di decoratori, cosa, avrà sicuramente 2000 libri, diciamo, e li vedi a ogni passo. Anche se sembra poi cinema, cioè questo mentre il padre, invece di arrendersi al simil digitale, al simil classico, simil digitale, ecco, la famiglia Coppola può essere un esempio bello, secondo me. E invece il padre,
che ha sempre fatto il passo più lungo della gamba, che si è rotto le gambe in questo senso, fa piccolissimi horror geniali come Twixt, ce l'ho qui, che sono in realtà, lavorando solo su cose semplici, banali, la parola, alcuni momenti di dialogo e alcune piccole traiettorie che avrebbero bisogno di grandi trucchi per definirsi riuscite, che così lasciano invece un senso di nostalgia immediata del presente, di quello che non funziona spettacolarmente, ma che è la genialità di uno dei più grandi registi degli ultimi 50 anni, appunto Coppola, è come Wells o di più. Ha dei problemi sul set, lo si vede proprio quando ha avuto dei mezzi, cioè il meraviglioso Apocalypse, altro film non archiviabile perché aveva due finali, così fu premiato a Cannes, e Coppola, che fu interrogato sui due finali, disse: ne ho messi solo due, ma per me questo film dovrebbe avere almeno tanti finali quanti sono gli spettatori che lo vedranno volta per volta, che è una affermazione, diciamo, Paul Valeriana, no? Cioè, dopo che il film è fatto, quello che è, quanto dura, com'è, lo decide solo il lettore. Questo è quello che diceva dello spettatore Coppola in quell'occasione. Domande? Sì. Si sente la voce? Sì, prova. Una domanda. Se è vero quello che dice Francesco Casetti nell'Occhio del Novecento, una delle funzioni principali del cinema è appunto quella di essere testimone, anche se lui si riferiva al cinema appunto del secolo scorso, quanto possiamo fidarci degli archivi che andiamo a istituire oggi e a formare oggi con immagini digitali che sono non solo totalmente manipolabili, ma anche ricreabili, creabili proprio a tavolino fondamentalmente? Quanto le generazioni future capiranno realmente che cosa eravamo noi attraverso le immagini che oggi stiamo cominciando a raccogliere? Ed è un problema oppure no? Beh, sicuramente è un problema politico fortissimo, è il problema politico del momento. Cioè, quando dico questo dico che pensiamo alle immagini di distruzione di massa, di armi di distruzione di massa trovate, non trovate, non manca il footage, eh? E nel caso della prima guerra irachena o adesso la Siria, cioè alla fine c'è qualcosa contro cui scompare, non funziona ancora l'evidenza. Siamo in grado di colorizzare, di scindere gli elementi in questa sala in gas di diverso colore, ma non si riesce con un gas letale che sicuramente è meno sofisticato, diciamo, che è fatto per uccidere, non so, a meno che non abbia anche una capacità anti-identificativa, non lo so. Ma torniamo all'immagine. L'immagine cinema fu subito salutata con moderazione dai Lumière, che la vedevano piuttosto come conforto per le polizie, e l'esempio primo che loro facevano era quello di una sorta di schedario di identificabilità di persone viste, dicevano proprio, in un moto di piazza ci resta quasi nulla, la polizia come può si mette a disegnare sul posto, cioè, invece se noi abbiamo delle belle cineprese che riprendono dall'alto, lì la polizia avrà un vantaggio enorme. È vero, è appassionante quando si trova in un romanzo, in un momento dove non è fondamentale, ma si capisce anche in Pynchon la differenza tra un momento in cui non esisteva la televisione e un momento in cui esistono le soap, il momento in cui c'è un catalogo dei sentimenti che un tempo era solo di spettatori di teatro, di certo cinema, e che invece adesso passano da soli, che formano un altro mondo che è comunque una sorta di enciclopedia, ma anche enciclopedia di tipi fasulli, mettiamo, ma comunque sta lì, è una tribù che vive lì. Oppure quello che avveniva, pensiamo, cosa volevo dire, essere polizia e fuggiasco in un momento in cui c'è un film non bellissimo ma bello di Paolo Benvenuti, quello sul brigante, non mi viene, dove la cosa bella è vedere continuamente come
la capacità leggendaria di questo brigante toscano di eclissarsi e di farsi trovare in una, di non farsi trovare nel punto della maremma in cui era stato visto, era solo che lui era molto, conosceva molto bene i sentieri, era molto veloce, a volte si riusciva a usare il cavallo anche dove non andavano con i cavalli, e quindi i bravissimi carabinieri convocati, resti della guerra al brigantaggio sardo, al brigantaggio calabrese, si trovavano impossibilitati perché lui aveva preso l'altra valle e lì voleva dire due giorni di distanza, questa incommensurabilità, diciamo. E per questo era apprezzato, grosso modo, diciamo, il cinema dai Lumière. Il cinema fu subito anche un indizio, diciamo, di possibilità di maggior certezza nelle identificazioni, ok? Allora, questo è sintetizzato in una frase, mi sembra, di Henri Hagel, che dice: «Un doute subsiste sur l'image à cause de la présence de l'homme». Restava un dubbio sull'immagine a causa della presenza dell'uomo, cioè finché non c'è stato il cinema c'era questo dubbio, tu potevi vedere un'immagine disegnata, però questa immagine disegnata era un'intromissione, un frammezzo che poteva essere, poteva far deviare l'immagine da una sorta di riconoscibilità assoluta. È chiaro che qui c'è di mezzo un mito, un'illusione, un'ideologia dell'immagine vera e dell'immagine giusta. Anzi, oggi potremmo dire che appunto vedere una cosa disegnata influisce meno potentemente, meno ideologicamente del vedere una ripresa filmica, magari frontale, cosa che gira intorno con tutte le... No? Non a caso, credo, in alcuni tribunali americani tuttora non puoi filmare e non puoi fotografare. Puoi disegnare, quindi con un ritardo, con una difficoltà, con una pressa poco, che è abbastanza sottile. Non l'ho mai sentita enunciata, ma secondo me è questo, che ti dà la possibilità di percepire delle imperfezioni, e quindi che tu stai vedendo una cosa che appunto ti lascia un dubbio. Allora, la divisa che preferisco obiettare a questo è quella opposta. Cioè il cinema, dal momento che appare il cinema, diciamo che siamo stati equipaggiati per sapere che ormai tocca ai nostri occhi, che i nostri occhi ci possono ingannare, che è una cosa ben nota, semplicissima, che però il cinema, come dire, convalida, così come da una parte intensifica e prolunga i nostri occhi, no? Il cinema, diciamo, protesi, il cinema è una protesi, sicuramente la più importante degli ultimi secoli no? Utilizzata, e però sappiamo che è una protesi della quale non sappiamo benissimo, perché sappiamo benissimo come funziona, sappiamo come è fatta, tecnicamente è molto semplice, ma quello che un film fa, quello che una ripresa fa a noi e dice a noi, non lo sappiamo, ci siamo ancora è come se fossimo alle soglie dell'immagine, siamo su una soglia, e l'immagine è questo, lì c'è lo schermo, non a caso c'è lo schermo che ci difende dall'immagine, che difende l'immagine, è una gioconda che non possiamo dinamitare, che non possiamo far saltare, perché c'è questo schermo, che è l'immagine stessa. Allora ci muoviamo tra due estremi che però drammaticamente, come dire, non si toccano. È come se davvero ci fosse l'acquario. Davvero ci fosse l'acquario vuol dire che se l'acquario fosse infinito, alla fine non c'è l'acquario, quindi semplicemente è quella situazione visiva. Però se noi siamo in una situazione limitata al nostro campo visivo, se ci pensiamo abbiamo pochissime informazioni per controbattere l'informazione cinematografico televisiva, ma questo è già superato secondo me, perché dove si vede il funzionamento di questa situazione è nell'estremo internet, dove ogni scrittura diventa immagine, ma ogni immagine diventa scrittura, diventa come dire embrouillement, no? Un'immagine sopra un'altra, una sorta di sovrimpressione continua di titoli, di cose. Se mio padre avesse visto che posso, è morto 10 anni fa, e se avesse visto come sono adesso i TG, o comunque qualunque momento
televisivo durante la giornata è costellato a qualunque ora da titoli spesso trucidi, perché sono quelli che più poi devono tenere alta l'attenzione anche per il resto, sull'attualità, ma magari mentre ci sono due bambini e una mamma che spiega come sono cresciuti, cioè, passa una cosa con saltati per aria, due cose, cioè, le notizie di cronaca più efferate, ma comunque anche la distanza tra il tipo di notizia è appassionante, e nel loro essere, sotto c'è una scritta, poi c'è l'identificazione della rete, poi queste cose che passano, siccome poi passano, passano anche le cose più normali, passano i titoli, è un altro giornale che passa lì continuamente. Mio padre aveva detto roba da pazzi, roba da matti, ma perché, per esempio, per dire quello che fa il cinema è proprio questo, ci fa fare il cinema a noi, noi facciamo il montaggio, noi facciamo, siamo i sintetizzatori, noi siamo i missatori di questa cosa. Prendo sempre mio padre perché mi inteneriva molto in un periodo in cui ero giovane, sono stato giovane, e mi aspettava... Chiudeva la porta a chiave e poi però mi aspettava seduto sulla sedia vicino alla per sentire la chiave che girava. Tanto scusa, sai che faccio tardi? Vabbè, però almeno ti colpirà che resto in piedi, seduto. Poi se io mi mettevo a vedere una cosa, l'ultimo anno che sono stato in casa, VHS, oppure soprattutto mettevo continuamente dei CD, leggevo e vedevo passare le cose. Più volte, scusa, questo ve lo racconto perché fa molto parte di quello di cui parliamo, più volte scuoteva la testa, stanchissimo, dicevo, ora finalmente andrò a dormire, oppure in rare casi in cui lui rientrava un po' tardi, mi trovava lì, si fermava, capiva subito se era un film, come andava a finire, dico, ma l'hai visto? Dico, no, ma c'è, cioè, cosa è chiaro che John Wayne adesso, ma credo avesse visto 200 film di John Wayne, anche se ne ha fatti di meno, e quindi quei pochi si li ricordava senza averli visti, insomma, c'era una diversa attenzione ai testi un tempo. E allora la cosa curiosa è che lo indignava particolarmente, non gliel'ho mai chiesto, continuava a dire roba da matti, vai a dormire, no, io adesso, no, io vado a dormire. Una volta me lo disse, era lì e c'era un'immagine da TG, lunga, fai conto una strage Oklahoma City, per dire, una cosa di quel tipo. E sotto c'era Dylan, che per caso, perché a me piaceva tantissimo, Changing of the Gods, quelle cose che uno si mette e se le rimette all'infinito, ma era ancora un 33 giri. Infatti alla fine del 33 giri gli risposi perché stava impazzendo, ha capito, ha sentito il... E ha capito che era musica che mettevo io. E lui mi ha detto, ma roba davanti, roba davanti. E dice, ma che c'entra questa musica, che è anche bella, ma che c'entra su una cosa così, ma una follia. Perché stanno mandando in onda questa cosa? Io avevo appena cominciato a lavorare in televisione e ho detto, no, babbo, sono io che metto della musica. E rimase un po' così, perché come se fosse stato smentito e preso sul punto di maggiore ingenuità. Però era... mi è rimasta molto questo sul come siamo tutti a me è successo poi pochi anni dopo, una cosa di cui ho scritto diverse volte, un film sublime come Uomini sul fondo di De Robertis, storia di un incidente a bordo di un sommergibile, a livello kubrickiano come pregnanza di immagini, come nittore stupendo. Un giorno rientro a casa e avevo lasciato su, c'era una specie di materassone che poi persi in un quasi incidente di moto, e stavo lì disteso spesso, addormentandomi la notte, un periodo che stavo un po' per conto mio nell'ingresso, e una sera arrivo e trovo, c'era un Lou Reed completo che girava, e vicino c'era gli Uomini sul fondo, e mi è parso di gran lunga, quel film mi sembrava dover andare con quella musica, che era rimasta, era un CD, di quelli che spesso i CD non si riazzerano, restano un po', ricominciano, oppure. E sono arrivato e sono rimasto a sentirlo ancora un'ora e mezza, tutto ripetuto, e poi dopo 2 mesi sono riuscito a convincere
i più irsuti tra i miei collaboratori, a mandare in onda Uomini sul fondo, finché mandavamo in onda da sempre, in bellissima copia, quindi in qualche modo automaticamente restaurandoli, però ha goduto di questa, secondo me, di questo immenso omaggio, o comunque di questa quasi offesa, che era mandarlo in onda con sotto Lou Reed. Io sono convinto che quel disco fosse stato scritto, pensato e realizzato per Uomini sul fondo. Scusa, dimmi. Per esempio, la conservazione dei film, dei grandi classici, come quelle che vengono fatte in un festival benemerito, che è il festival di Pordenone, le giornate del cinema muto, il maggior festival di film del muto esistente al mondo, spesso prevedono la visione entusiastica da parte di vecchi e giovani conservatori di immagini, di film degli anni 20, 10, con l'esecuzione dal vivo, che sono i casi peggiori, perché poi non puoi dissentire troppo, c'è Carl Davis, di musiche che Carl Davis, me lo ricordo, autore e direttore in diretta di una edizione efferata di The Wind di Sjöström, dove il discorso del vento, del rumore era essenziale, e quindi si perdeva totalmente in una esecuzione che prevedeva musica ogni secondo. Partiva pronti via, una gara di ciclismo, c'era solo musica, immagini bellissime. Stavo così e quindi non riuscivo a vedere. E alla fine mi venne proprio da pensare che, siccome tutti erano entusiasti, questi del settore, voglio dire, ci venne da pensare che quello che mancava era il restauro ancora più accurato, quindi con spettatori d'epoca, probabilmente 5 o 6 o 10 rintracciabili nel mondo, non so. Però lo dissi seriamente, infatti ci fu un momento di sospensione, dopo in una specie di incontro il giorno dopo, dico, perché ti manca questo, siete così accurati, la musica che voi dite essere stata quella, e così, perché poi la musica era così in gran parte dei cinema, ma perché il cinema muto era un cinema troppo rumoroso, c'era il rumore, prima cosa il rumore della macchina, ed era fatto per quello. Poi, a parte il rumore della macchina da presa, c'era il rumore delle voci, delle persone che chiedevano a un'altra di leggere i sottotitoli, perché pochissimi conoscevano le lingue, la loro lingua scritta, per poter capire quello che andava, la velocità. Da quello che ho capito, parlando con diversi anche registi d'epoca, ce n'erano un paio a Roma, che la situazione in un cinema medio di una grande città, chissà poi in campagna forse ancora peggio o meglio, era una situazione enormemente rumorosa, piena di suono, e quindi c'era il tentativo di riunificare in un mood sentimentale vicino al film mediante queste orchestre in grandi occasioni, quindi già diverso, e se no orchestrine, pianini meccanici, eccetera. Ma anche questa cosa, che sembrerebbe così semplice, non lo è. E per esempio, che dire delle sonorizzazioni autoinflitte, però spesso con molta perizia, spesso con molta onestà, spesso con molta tenerezza, dagli autori di home movies, che è un problema tipico quando c'è il suono. Di nozze sono tutti sonorizzati. Quelle di nozze? Sì. Di solito per una
questione romantica. Sì. Se ci sono domande, coglieremo l'occasione in questo momento per... Non c'è fretta perché il treno non riparte. Notoriamente si è arrestato lì. Posso... Sì? Una brevissima domanda. Lei, io penso un po' a quando ho visto Malik, Tree of Life, che lei ha nominato, in una sala semideserta, e poi penso anche al contesto dei festival cinematografici, penso anche a Fuori Orario, che è un po' una sorta di riserva indiana, e io mi chiedo, secondo lei è previsto lo spettatore nel cinema presente, a venire, cioè nel senso è ancora contemplata la figura dello spettatore, cioè è ancora utile? Aspetta. È ancora, sì, ma non credo che dipenda dal tipo di film, dipende dal tipo di esercizio, per usare un termine blando, ma interessante, di esercizio che si può occupare o si potrà occupare dei film. Io credo che l'esercizio, se non cambia radicalmente in pochissimo tempo, ma già adesso stanno giustamente chiudendo le sale, cioè non, ci sono stati 20 anni per 30 per capire che le sale o si personalizzavano, personalizzare vuol dire assumere una loro personalità che è legata a quello che ci si vede, ai film, e poi a certe costruzioni intorno, di situazioni, ma i film. Non può piangere Nanni Moretti dopo perché chiude la Sacher, non è che il pubblico sia bue, è che di vedere i filmetti a bassa intensità dei cineasti frufru d'autore di mezzo mondo nella sala, non è un motivo sufficiente per andare a vederli in sala da Moretti, credo anche per gli spettatori morettiani, nel senso che sono loro che l'hanno tradito, perché lui a suo modo, pur non essendo un grande cineasta, è uno che ha un'intensità di ossessioni, di cose, e faceva vedere tutti i film, ma anche i film giusti, belli, più intensi, da lui andavano in modo deludente, lui era deluso come andava, perché non era il suo pubblico. Non... Quando lui fece i due film restaurati con Auspice, credo, Scorsese, uno era il Mitchum Pursued, Notte senza fine, l'altro invece era un western a colori che non ricordo, forse Johnny Guitar, no. Comunque andarono malissimo da lui, cioè, nessuno del suo pubblico era andato a vederli. Questo ora non vorrei sembrare rivoleggiare su cose che non c'entrano. La domanda è più epocale. Secondo me non c'è dubbio che restano, ma mi hanno detto che è uscito, tradotto un intervento di Spielberg che lo diceva qualche mese fa, ma è una cosa di, anche questa, di 20 anni fa, di 30 anni fa. Coppola parlava già di questo. Cioè un circuito, oppure neanche un circuito non tecnico, ma un circuito, c'è cioè il circuito tecnico della messa in onda in simultanea, in parecchie sale nel mondo, eccetera, con livelli elettronici, digitali, ipercontrollati, eccetera, eccetera. E poi c'è invece la pletora di piccoli film che aumenterà, meno costa farli, per forza aumenteranno, quindi le situazioni diventeranno di tipo letterario, ci saranno molte serate nei bar dove si vedranno dei film che si vedranno forse per 2 o 3 volte in 5 anni e poi saranno nelle cineteche del bar stesso, non so, delle biblioteche, ma ci saranno molti casi del genere, no? Come nella... Ma se pensiamo che oggi, quando si sente, si sentono, che so, la seconda, la terza, la quarta versione di My Favorite Things di Coltrane, non è di Coltrane, fatta da Coltrane, diciamo, che per me sono una delle 10 cose più belle che abbia mai sentito. Eh? Abbiamo fatto un passare una notte tutta... un ultimo dell'anno con 3-4 film e più altre immagini, ma solo con dall'inizio alla fine una 20 di versioni di My Favorite Thing, no, 32 versioni. Vabbè, no, successo, è andato in onda, era bellissimo, era bello. Chi l'ha visto l'ha trovato bello, chi non l'ha visto non l'ha visto.
era banale, erano bellissime le immagini, era bellissima la musica. Posso immaginare in una casa festosa dopo lo champagne, cioè, bello. E, scusate. No, però scusa, come siamo arrivati? Il punto era la questione delle sale. Ecco, no, era una parentesi sulla situazione. Per quando sentite quei dischi di Coltrane, oppure una versione con il grande clarinettista di... per almeno 5 anni è stato con lui, vabbè, comunque. Tu senti alla fine l'applauso che riesce a avvertire che sono tra le 5 e le 25 persone, senza nessun trucco, perché poi non valeva la pena di aggiungere alla fine per appassionati che fosse il Vanguard, che fosse il Sweet Basil, insomma, queste salette dove se uno poi va capisce, sono dei bar un po' allargati dove l'80% delle persone si mangia la sua insalata, la sua bistecca e ascolta, e qualcuno viene per ascoltare. Però la situazione di queste cose, che non perché lo dica io, perché insomma di queste vette della musica e della situazione musicale del secolo scorso, si sono svolte tranquillamente di fronte, singolarmente, di fronte a 7, 15, 20 persone, senza scandalo, no? Senza angoscia neroniano, veltroniano, scusate, delle piazze che devono essere piene, delle sale che devono essere gonfiate, se è mezza piena è vista come mezza vuota, tremendo, cosa, so. Allora questo, torniamo dietro, questa situazione sarà una situazione normale dove uno arriva con la sua pipetta o lavanda da casa perché non ha voglia di uscire, la vedono 20 amici, però non fate entrare quello che è uno stronzo, insomma. O non far entrare lei perché non deve sapere, cose, diventerà molto più privato un tipo di cinema che già esiste, ma che esiste molto meno di quello che potrà esistere. L'altro sarà grande cinema anche nel senso che la sola proiezione sarà costosa in qualche modo, poi con arricchimenti teatrali, un'opera d'arte totale un po' monca, ma so, con tre grandi ballerini, con non lo so, o con Max Roach redivivo che suona, no? Oppure, e poi in mezzo cosa resta? Quello che ora chiameremmo cinema per la televisione, cinema che non arriva alle sale, che arriva direttamente al DVD, e già la maggioranza del cinema arriva direttamente in DVD senza nessuna sacralità, e arriverà poi nel formato più economico prossimo, arriverà. Oddio, tutte queste previsioni mi sembrano scontate, e poi proprio sul piano della verifica è stranissimo, è il caso del VHS, che è un formato che ho molto a cuore, non solo perché fino a un anno e mezzo fa, Blob si è montato in Super VHS, e con non si fa più perché non esistono più Super VHS, salvo qualche scorta, ma non vengono più prodotti in assoluto, quindi non aveva senso. Io dico che il Super VHS, ma anche il VHS, che fu dato per scomparso 2 giorni dopo la vendita del primo DVD, è invece un oggetto dannatamente resistente, la cui sparizione è legata e data per scontata, non so, un po' troppo facilmente, al fatto che indubbiamente occupa molto spazio. Ma questo soprattutto nelle videoteche, a Blob ci occupa troppo spazio, ma a casa, cioè, non so, comunque se terresti tantissimi DVD ci stanno anche i VHS. Comunque il motivo spaziale esiste, e tra l'altro proprio la forma e le proporzioni un po' del monolito kubrickiano. Però il rapporto tra qualità, costo, usura, cioè, è significato che le principali collezioni di VHS che conosco, che non sono collezioni pubbliche, sono collezioni di privati che magari vivono soli, ma che hanno 2 stanze di soli VHS, che chiamano per come se fossero cagnolini e loro non si muovono, e, sono
Che bella luna. Sono buoni. L'80% di questi VHS sono buoni due decenni dopo. Io ho ritrovato in campagna una cinquantina di VHS che erano rimasti lì, e salvo, diciamo, 10 erano sfarfallanti dall'inizio, 4-5 mutati di colori, ma soprattutto erano stati vicino a un camino un po' addensato. Gli altri erano perfetti. Non so perché, ma così è. Sono molte testimonianze a favore di questo. E perché più aumenta l'alta fedeltà, ma questi sono chiunque possegga un hi-fi o si occupi di suono, sa che è una dannazione, perché poi ma certo, ma che non lo vedi bene, non lo senti bene, perché deve essere in bolla tutto questo. Spesso chi possiede la cosa non sa cosa vuol dire in bolla, no, spesso lo sa, però spesso non lo sa. E poi scopri che le cose più belle che hai non vanno perché il tuo lettore è troppo sofisticato, oppure sono troppo sofisticate e il tuo lettore le respinge. Insomma, questo accade continuamente. A me piace questo, che aggiunga questo che doveva essere il DVD, la razza universale, non ce la fa. C'è già il Blu-ray, ma ci sono già i cosini, come si chiamano. Sono ginnastiche diverse, insomma. Per esempio, non ho nulla contro lo strappare film, come se scaricare. Mi pare una un po' volgare come parola in italiano, però è bello. Senti questi ragazzi o tua figlia che dice: ma quello l'ho già scaricato 3 mesi fa. Quando dice: ma questo film mi pare di averlo visto. No, guarda, non puoi averlo visto perché va in onda dopodomani, primo passaggio. Sì, io l'ho scaricato. Però ci sono film che se uno li vuole scaricare deve restare tipo 2 mesi in attesa, so anche questo. Per esempio, il film, quel seguito di Lola, meraviglioso, Amanti perduti, di Jacques Demy, io l'avevo già dato, ma l'ho dato, ho visto, non morire, ho visto smettere di attendere almeno 2 generazioni di ragazzine che poi l'hanno visto prima in televisione, perché risultava sempre in arrivo, ma probabilmente era uno che aveva una sola copia e che poi la tesaurizzava, oppure era un film che nessuno riusciva a vedere, però c'era in lista ingannevolmente. Insomma, il film che viene dalle stelle, che ti tiri giù da te, è bello come immagine. Poi è bello anche il contrario, quelli che ti sembra di partorire con sintomi analoghi. Io sono sempre in ascolto. Sta andando? È andato via? Sì, sì, è ancora la stanca, un po' lento. Ma questo non dovrebbe essere pesante? Sì, dottor Ghezzi. Scusi. Sì, qui, sempre io. Allora, tornando alla domanda che ha fatto... Pensavo che fosse l'audio qua. Mi no, infatti, sì. No, no. Era. Tornando alla domanda che ha fatto prima sugli spettatori, recentemente ne ha parlato anche la rivista d'autore pubblicato qui dalla Puglia Film Commission, che si chiedeva che fine hanno fatto gli spettatori. Allora, Godard diceva che al cinema noi siamo piccoli e l'immagine cinematografica è grande, e quindi c'è questa forma di rispetto da parte dello spettatore che entra come in una liturgia, la stanza buia, sa che deve stare in silenzio e quant'altro. Mentre
guardando lo stesso film su uno schermo più piccolo, un home theater, ma anche lo schermo del computer, non è un po', insomma, un atto di onanismo visuale che facciamo fondamentalmente? Cioè, non si perde un po' di quella magia del cinema, dell'immagine cinematografica? Cioè, alcuni film vanno visti sul cinema. Lei parlava di Terrence Malick prima. Cioè, i suoi film, che sono una poesia per gli occhi, non possono essere visti sullo schermo di un computer. Guarda, non vedo nulla di particolarmente magico nelle cose che hai detto, e se sono magiche... si estendono molto vicino a noi, cioè si può sempre recuperare la magia dell'onanismo, per esempio, perché no? E usarlo, invece che usarlo sempre come esempio automaticamente acclarato di negatività, no? Per esempio. Ma parlando di Malick, è stato il film, curioso questo, più ascoltato. Io non seguo gli ascolti di televisione da 3-4 anni, non li cerco, ma in prima serata, per tentare di ridare un'immagine al cinema poco sessuato di Rai 3 e poco ormai né d'autore, cioè qualunque cosa, lunedì scorso, no? Non ieri l'altro, ma la settimana scorsa, è andato in onda il primo passaggio di Tree of Life su Rai 3. Erano tutti contenti il giorno dopo perché aveva fatto il 5% di ascolto, secondo me poco, dovuto alla poca presenza della rete sul cinema, ma anche a una disaffezione in tutte le reti verso il cinema prima serata. E infatti era il doppio, cioè il 5% in prima serata lo fa ogni tanto Rai 1, raramente Rai 2, mai Rai 3. Quindi in realtà è andato il film migliore di tutta la stagione per ora. Ieri l'altro c'era Bright Star, bellissimo film di Jane Campion, e ha fatto 2,4, 2,5, per dire. Queste cose hanno un senso solo, come dire, comparativo, quando sono tra di loro, non hanno, secondo me non hanno nessuna rilevanza empirica, cioè non corrispondono poi a delle quantità vere, no? Però nei rapporti sì, tra una cosa, sono puramente relativi. Allora, il meno televisivo è quello che è andato meglio, in questo caso è un dato abbastanza oggettivo rispetto agli altri. Voglio dire, non esiste un cinema più televisivo, meno televisivo, e la notazione di Godard è una notazione molto, quella lì, quella sul rispetto e sulla grandezza. È una delle tante cose dette così, perché Godard era uno che emetteva opinioni e pareri a raffica, ed è un grande in questo, fa parte del suo cinema, però si può benissimo dire che, come diceva Orson Welles, che la televisione è bellissima perché la guardo alla pari, la posso vedere in primo piano alla pari con un primo piano che c'è in quel momento, e che poi arriva la battuta sulle noccioline: le noccioline fanno male, però non riesco a smettere di mangiare noccioline, cioè la televisione come il fumo, come un vizio di fondo, eccetera eccetera. Però i grandi film quali sono? Per esempio la televisione, quando io parlavo del 3D e delle verifiche, colorizzazione 3D, la televisione è tutta una verifica di quello che è il cinema, e se fosse anche questo l'unico esito che ha avuto sarebbe appassionante. Poi c'è, che ne so, Wenders, è una delle cose più giuste e intense dette da Wenders, per quanto mi riguarda, diceva che i film più che reggono di più in televisione sono quelli bellissimi, quelli bruttissimi, cioè i film medi, quelli senza qualità, che sembrerebbero i film televisivi, sono quelli che scompaiono, che non ti accorgi neanche di vederli perché sono la media televisiva, appunto non hanno spigoli, non hanno eccessi, non hanno bolle rispetto a questo. Mi chiedo come andrebbe Godard, che ho qua, film socialismo, che si è incrociato con un fatto di grandissimo peso mediatico, che però è stato in periodi un po' diversi, e quindi è rimasta anche questa una conoscenza quasi esoterica, insomma, che non solo Vacanze di Natale, ma anche il film di Godard, siano stati girati sulla stessa barca. Forse vogliono dire che alla fine si è tutti nella stessa barca del cinema, che, per riprendere il discorso del digitale e del vero digitale, ovvero simil digitale o indigitalmente indigibile, e tutto questo che si vuole, mi fa venire in mente la barca di Hitchcock in Lifeboat, che è veramente uno dei momenti di suo cinema più
più intensi, più, cioè, costruire questo, questo nulla abbandonato al, all'immensità nello studio, in una situazione controllatissima, e sulla quale poi c'è stato anche uno dei, dei dialoghi più, più belli, delle botta risposta più belle nella storia della musica da film. Alfred Newman credo fosse stato scelto, un grande del cinema hollywoodiano, Warner, eccetera, che poco prima della metà film fu respinto da Hitchcock, che decise di volere musica. E Hitchcock disse: ma non voglio musica, perché se hai mai visto un'orchestra su una nave piccola, alla deriva, su un barcone di salvataggio, eccetera, 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 eccetera. A parte la domanda, la risposta che poteva venire in senso Titanic, diciamo, l'orchestrina del Titanic, che però in effetti eccedeva quelle dimensioni, e Newman disse: no, non si è mai visto, ma non si è neanche mai, non si è mai sentito, dico, ma non si è neanche mai visto una nave alla deriva e un naufragio con intorno due cineprese, gli ombrellini con le luci, il ciacchista, e quindi diciamo 0-0. È vero, 0-0, 1-1, però oggi, per l'appunto, si fa i conti sul fatto che virtualmente ogni cosa, e quando non è così, deve essere iperpubblicizzata per far credere che davvero sia la prima immagine, l'unica, come, come vendere le prime fotografie del figlio della divetta o del divetto, o dei divetti. E, oggi ogni cosa invece è sempre attorniata da questo. Mi viene in mente l'immagine giapponese che dicevo prima, insomma. È già su, ma anche se è una situazione molto più intima, è già su YouTube. Quindi l'uno e l'altro possono rispondere: c'è, ci siamo. E in ogni scena c'è l'orchestra e in ogni scena c'è la troupe. Anche se poi è un bambino che ha fatto la cosa, però la troupe c'è. Non so se ci sono. Non so se la domanda è stata già fatta, mi sono assentato. Volevo chiederti cosa pensi della perdita di matericità, tema anche banale, però non la penso in termini di conservazione di un manufatto sacro che sia fedele al film. Anzi, diciamo, ho sempre avuto l'utopia di un film che crescesse come cresciamo noi, quindi che non ci fosse alla fine, cioè che potesse cambiare nel tempo, no? Sarebbe bellissimo se un film nel tempo, oltre a perdere magari un pezzo, come noi ci fratturiamo. Sospetto che lo faccia. Sì, appunto, quindi. Però mi sembra che tu hai parlato del VHS, che oggi manchi un supporto dell'immagine contemporanea, che non è certo il DVD, che non viene neanche percepito come tale. Tu infatti citi YouTube, come, che è un supporto virtuale che non esiste. Sì, ci sarà in un certo luogo un server dove è depositato tutto, però non lo percepiamo come archivio, come tale, no? E quindi l'immagine diventa sempre più immaginario. E non lo so, come vivi questa perdita di matericità? Giusto. Ho visto recentemente Fata Morgana di Herzog, che ho sofferto tantissimo, perché avevo anch'io un ricordo splendido di esperienza, tu parlavi di Bagliori, no? E lì proprio è il fare cinema questo, no? E invece ho visto questa cosa opaca, perfetta, però non mi ha restituito quel fare cinema herzogiano, no? Mi sembrava un Herzog senza Herzog, pur essendo perfetto. Allora, no, io non ho avuto questa impressione, ma perché l'ho visto molte volte negli ultimi anni, dopo averlo visto prima. No, devo dire che però partiamo da una cosa molto precisa, che è molto giusta, perché poi brevemente posso raccontare che proprio Fata Morgana ha goduto di un effetto 3D strano a Procida, l'anno del Catastrionfo, o il trionfo della catastrofe, eccetera. Era stato dato un premio da il premio Gesualdo,
e eravamo su una nave dove facevamo spesso la sera delle proiezioni. E in quel caso c'era Fata Morgana, seguita poi da un film di Di Oliveira, o Dio gli bel Ferrara, non mi ricordo. E, anche loro presenti. E mentre alla fine della cerimonia ci siamo messi a parlare, io e lui, un po' col microfono, un po' no, perché tanto c'era Fata Morgana. Allora comincia Fata Morgana e dopo 3 minuti e mezzo un colpo e si rompe, si spacca in due lo schermo che era tirato, era una nave, un traghetto di quelli aperti, dove stanno le macchine c'era invece il pubblico e di fronte c'era teso sull'unico ponte, sì, e c'era steso lo schermo. Da quel momento per circa 7-8 minuti è andato avanti così il film, con la gente che schiamazzava oppure che... cioè, era abbastanza affascinante da vedere, e ne andava via un pezzo poi l'altro, finché è rimasto proiettato sul nudo ponte, si vedeva il capitano. A questo punto insieme abbiamo deciso di annullarlo, ma Werner era proprio stupito, molti pensavano che io l'avessi fatto apposta, cosa, non saremmo stato capace di organizzare una cosa del genere proprio come capacità tecnica. E, però quella fu una visione proprio, ma ovviamente matericissima, proprio di Fata Morgana. Non mi sono accorto che nelle copie, diciamo, da DVD, spesso si intende questo per restauro, ben fatte, fosse così differente nel senso della perfezione, anche perché invece quel cinema era un cinema tecnicamente sempre molto, molto preciso, cioè non era un cinema dell'improvvisazione tecnica, l'improvvisazione di Werner era sua e della sua troupe, era quella di mettere in gioco il soggetto che va a fare cinema, che non a caso è riuscito pochissime volte però a rendercelo, perché a parte il caso di Fitzcarraldo, dove su quel piano è molto più intenso il documentario di Les Blanc, che è infinitamente meno bello, l'unico interesse è quello di essere uno sguardo, uno sguincio, ma per esempio nella Soufrière, che ecco, quello c'era quella sera. Nella Soufrière si sperimenta proprio, lui attraversa l'Atlantico, lascia il montaggio del suo film più bello, di Cuore di vetro, per andare lì con questa troupe, dovrebbe saltare, sta lì e non solo non salta l'isola, e non è saltata ancora neanche oggi, ha avuto una seconda minaccia 5-6 anni fa, non solo non salta, ma la ripresa fatta da lui, pur con un grandissimo operatore, non mi ricordo, quello americano. Non Thomas Mauch, ma vabbè, un altro. Era una ripresa che dal punto di vista dei colori, la situazione, poteva essere fatta in un'isoletta nel lago di Como, cioè di un laghetto qualunque. Cioè non c'era l'intensità di vita o di morte che lui cercava e che poi sottolinea nelle parole. Così come in Fitzcarraldo, alcune scene capitali della rapida vengono girate col modellino e in Baviera, perché erano venute male, perché sembravano fatte con modelloni in Baviera. Quindi sulla matericità avrei dei dubbi, come dire, un po' a priori su quello che può, credo che sia una delle cose che dipende anche soprattutto da chi vede, credo, e da chi butta materia sua, se la perde la butta lì, insomma, chi si è invecchiato nel cercare questa materia, anche non positivamente volendo. La cosa più curiosa, a me invece appare, trovo sempre dei momenti nuovi di matericità, proprio legati alla, ora, questa cosa di rigori, si chiamava Notte di rigori, che abbiamo fatto con Lorenzo Esposito, mi piaceva molto come idea, ci è venuta meno bella, soprattutto a causa delle sgranature di immagine, delle riprese sportive che sono tremende mediamente, pochi anni dopo, veramente tremende, e partite bellissime non sono più quelle che erano state, per concedere un po' di nostalgia laterale, però negli ultimi, negli internazionali di Francia, Roland Garros, e in un altro torneo, ho notato un nuovo tipo che l'avevo già visto non alle Olimpiadi, ma dopo le Olimpiadi, tipo l'anno scorso, non mi ricordo dove, questa sorta di blocco in movimento,
bellissimo, dove sembra che, cioè non è uno stop frame, tac, è uno stop frame che ti sembra avvenire per una qualità interna dell'immagine o del volto o del corpo, quasi che derivasse da un'intenzione di quell'immagine, perché non è una, non senti la tirata, la missata del pollice o della cosa che ti ferma l'immagine, sembra fermarsi da sola con un lieve slittamento, fatta la vole, sembrano adagiarsi in questa, trovo una cosa che non avevo mai visto e che mi sembra bellissima. Certo, sembrano tutti un po' angeli, sembrano animati da una meccanicità fantomatica. Quella è molto materica, ma è il materico digitale, quindi quasi di una leggerezza assoluta, ma percepisci materialmente quella leggerezza, o forse per me è stato così. Qualcuno sa come si chiama questo effetto? L'ho sentito dire da qualcuno, ma non me lo ricordo. Mi piacerebbe se la musica si arrestasse così, cioè lasciando un eco presente. Però togliere la musica senza sparire, sì, ci sono dei casi. Carmelo Bene, bene o male. Did you found some footage? Voi no, conservatori, voi alla ricerca del found footage, hai rivisto il Tex Avery, King Size Canary, che era all'inizio, quando vede l'amico dell'inizio che si sono salvati la vita a casa e lui riprende la boccetta e vede scritto food sulla schiena, sul sedere dell'amico, che lui si getta e poi mi ha fatto venire in mente food footage o found food. Ah, è la gara dei rigori questa. È Pirlo. Ci sono altre domande? Ne faccio un'ultima io, sì, magari. Sì, certo. Perché ultima? Forse a chiudere. Vorrei sapere quali sono le ragioni alla base della genesi di una puntata di Blob. E come effettivamente si procede, anche tecnicamente? Allora, Blob è antidiluviano e addirittura direi che tecnicamente è peggiorato, non perché io il digitale ci porta più vicini ai nostri limiti, nel senso che se anche lo sfruttassimo di più, ma poi sono apparecchiature molto meno agili. A parte lo scontato invecchiamento dell'80% delle persone che lo fanno, ma c'è anche un, no, anche l'altro 20% invecchia in modo meno scontato. E, no, poi la cosa più che si mantiene di più è proprio quella, fortunatamente, di non avere un'idea, cioè molti hanno un'idea di come fare la puntata di domani o del giorno stesso, molti ce l'hanno, però quando cominci la perdi. E di solito non è appuntata, cioè io mi vanto di uno dei peccati maggiori di Blob, non abbiamo mai fatto una riunione di redazione al mattino, ma non una riunione di redazione come i giornali, ma diciamo un conciliabolo con i due che montano e il montatore e poi un paio degli autori, diciamo. Ma perché non aveva senso, era solo perdere tempo, cioè i TG come i giornali, che si scimmiottano i giornali in peggio,
È patetico vedere i TG come mostrano la scaletta, come funziona. È proprio, sono arretrati già rispetto alla loro scaletta dal primo mattino e lo sono sempre di più, perché poi non puoi aggiornare ogni momento le immagini, ti costerebbe troppo, comunque sarebbe insieme costoso e anche utile, ma poi utile per chi? Perché c'è un po' di più di informazione? No, allora no. Io trovo sempre trovato che i TG in diretta siano infinitamente più registrati e più vecchi, più repertorio di blob che viene finito un'ora prima della messa in onda, un'ora e mezzo prima, che non è assolutamente insomma in diretta, ma che lo è enormemente, secondo me è il programma più in diretta che c'è in televisione ancora, perché c'è la diretta del tuo non essere in grado di seguire le durate, di essere al punto, perché ogni cosa la vorresti far durare un po' di più, oppure trovarne una che dura meno, che è sempre fantomatica. Io ho visto una scena, tu, l'altro che monta con te ti dice, ma questa era quella che volevi mettere? Perché? No, hai ragione, è quell'altra che ma non l'ho vista, allora ti metti, perdi 20 minuti per cercare una cosa che duri 7 secondi e che ti faccia vedere di più di quella da 5 secondi, oppure guadagni 2 secondi e ne perdi mezz'ora in cui sei accapigliato su questo. Lo dicevo prima, è una cosa che ho cominciato a dire non il giorno dopo, il giorno dopo la prima puntata, il giorno prima della prima puntata, ed è confermato sempre di più così. Blob è proprio il regno, ma deve essere, se non fosse questo vorrebbe dire che è un programma innocuo. Blob deve essere il regno dell'insoddisfazione, cioè nasce proprio con insoddisfazione, dall'insoddisfazione, dall'essere in ritardo, dall'avere troppo e non riuscire a vedere neanche un decimo del potenzialmente interessante. E questo è Blob. In questo senso non invecchia, nel senso che comunque se tu lo fai seguendo più o meno queste, non regole, perché non siamo mai dati regole, ma questa, la regola principale per me ci basta darla lo spazio temporale ridotto. Se anche uno volesse, si può fare, scrivere una sceneggiatura, però poi riesce a farne 3 minuti, non 15. Non si può proprio fisicamente. Puoi usare pezzi da 200 fonti, forse, perché il numero di attacchi c'è, perché i pezzi da 200 fonti non li puoi vedere tu. Quindi ne hai visti un po' la sera prima e poi dovrebbero esserci 10 persone che ciascuna ti segnala 10 cose tutte da usare. E chi le sintetizza queste cose senza averle viste? L'occhio del ciclope, del tecnologico. Una macchina potrebbe farlo meglio. Ci insoddisferebbe per altre ragioni, ma lo farebbe meglio. Ma questo è il problema di tutti gli archivi d'immagine, credo. Cioè proprio o la cineteca o la vita. Non so. O l'immagine, boh, non so. Se non ci sono altre domande... Salve, volevo sapere se Forza Italia, il film di Faenza, sì, è precedente a Blob, e, cioè, sì o no? Sì, sì. È precedente. E se, non lo so, se poi sei considerato un predecessore, se vi ha influenzato nel... È una domanda imbarazzante, perché a me Faenza è simpatico, ma il suo film è sempre trovato orrendo. Forza... proprio vomitevole. E dentro c'è una delle più grandi scene che una volta sono riuscito a usare per Blob in occasione della riproposta del film, che è la scena di Saragat mentre fuori ci sono le manifestazioni anti-Nixon, Saragat in piedi che farfuglia qualcosa, c'è una scoreggia, poi è sicuramente truccata una parte del suono anche lì, così come è truccata la bellissima intervista con Donna Cattin. L'insieme del montaggio, la direttività ideologica, la trovo, per me è un film abbastanza fascista. Sì, 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 sì. Insomma, sufficiente. Quanto basta essere definito fascista? Cioè, fa appello alle peggiori pulsioni. Sì, no, ma come tu... dice come ideologia all'interno, però come pragmatismo della narrazione, proprio del montaggio, ci sono un paio di vista.
un paio di persone della redazione di Fuori Orario che lo apprezzavano e sono state eliminate, passate per... No, non è vero, non è vero. È una battuta, magari, no? È una battuta. È una battuta di caccia. No, no, ma non è vero, non è vero. Non è vero. Ci sono ancora. No, però se, a me è una cosa che diverte sempre parlarne, perché posso dire il peggio di questo cinema, però insomma è facile. Poi lui invece è molto più simpatico. Poi su 200 film, sembrano 200, anche se sono noiosi, su quei 20 film che ha fatto c'è anche uno che non è male, che è Cop Killer, quello con Harvey Keitel, poliziotto a New York, totalmente assurdo che abbia fatto questo film, però è buono. Cioè non però, forse per questo. No, però Forza Italia è materiale buttato, rubato e buttato. A me non piace la realtà, in particolare. Ah, ok. Sì, sì, ma sono coinvolti, possiamo dire, conniventi e coinvolti parecchie. Era brutto perché i momenti in cui si coinvolgevano più persone comunitariamente, era quello in cui si faceva a colpo sicuro il peggio, chissà perché. È veramente triste. Altre domande? Va bene. Allora chiudiamo qui, se non hai null'altro da aggiungere. Ti ringraziamo molto. Per quanto riguarda invece Digital Heritage, noi vi aspettiamo anche domani. Per domani alle Project Work alle 15. Project Work però è destinato soltanto a chi ha già segnato la propria iscrizione al Project Work, e poi c'è alle 20 invece la presentazione del libro di Bertozzi, Marco Bertozzi, sempre in Mediateca. Il titolo del libro è Resacred Cinema. Sì. Grazie mille, quindi arrivederci.